Ciao ragazzi e ben ritrovati. Questa settimana su Mobile Legends arriverà un nuovo eroe. Diamo un'occhiata a Carmilla, l'ombra del crepuscolo. Carmilla è un support molto forte, con un ultimate in grado di potenziare i danni e gli effetti di controllo inflitti da lei e tutti i suoi alleati. Il suo contributo può davvero ribaltare l'intero andamento di un teamfight. Prima abilità, Fiore Cremesi. Quando Carmilla attiva Fiore Cremesi, aumenta la sua velocità di movimento ed evoca due fiori cremesi intorno a lei. Quando i fiori cremesi colpiscono i nemici, gli infliggono danni magici e li rallentano. Allo stesso tempo, la velocità di rotazione dei fiori cremesi aumenta per qualche istante e i danni che infliggono rigenerano i punti vita di Carmilla. Questa è l'abilità principale con cui Carmilla infligge danni. Quando i fiori cremesi colpiscono i nemici, la loro velocità di rotazione aumenta e di conseguenza Carmilla infligge più danni e rigenera i suoi punti vita più rapidamente. Questo fa aumentare la sua resistenza nei team fight. Seconda abilità, bagno di sangue. Carmilla attiva bagno di sangue, un'abilità che le fa accumulare energia del sangue e anche aumentare notevolmente la sua velocità di movimento. Quando usa nuovamente questa abilità, Carmilla lancia energia del sangue contro un nemico, infligge danni magici e lo stordisce. I danni inflitti e la durata dello stordimento aumentano in base alla quantità di energia di sangue accumulata con bagno di sangue. Con questa abilità, Carmilla può controllare facilmente i nemici durante il roaming e di conseguenza aiutare i suoi alleati ad eliminare i nemici. Ultimate, sangue maledetto. Carmilla lancia sangue maledetto in un determinato punto. La maledizione si diffonde dal nemico colpito ai nemici intorno a lui, infliggendo danni magici e rallentandoli. La maledizione può estendersi fino a 3 bersagli. I nemici raggiunti dalla maledizione si dividono gli effetti di controllo e i danni, che diminuiscono progressivamente. Questa abilità è fondamentale durante i teamfight, perché permette a Carmilla e ai suoi alleati di infliggere danni ingenti ai bersagli. Il suo punto di forza è senz'altro la possibilità di controllare più di un nemico. Con questa abilità, Carmilla e i suoi alleati diventano davvero invincibili. Passiva, patto col vampiro. Oltre che infliggere danni, l'abilità Patto col Vampiro permette a Carmilla di rubare difesa fisica e magica ai nemici. Uno stesso bersaglio può subire questo effetto solo una volta ogni 5 secondi. La difesa sottratta può essere accumulata fino a 5 volte ed è efficace per un certo lasso di tempo. Questa abilità aumenta la difesa di Carmilla e le garantisce un vantaggio in battaglia. Se combinata con l'effetto rigenerante di Fiore Cremesi, la resistenza di Carmilla aumenta. Guarda, Carmilla è inseguita da 3 nemici. Bene, Saber la sta raggiungendo. Attiva i fiori cremesi e poi attacca Alucard con la sua ultimate. Sangue maledetto ha incatenato Yi San Shin e Angela. Saber è arrivato e lancia in aria Alucard con la sua ultimate. Dato che Yi San Shin e Angela sono ormai agganciate all'ultimate di Carmilla, vengono lanciati in aria anche loro. Quando ricadono a terra, Carmilla attiva subito bagno di sangue per stordirli e aiutare Saber ad ucciderli tutti e 3. E questo è tutto per quanto riguarda la nuova eroina Carmilla. Puoi ottenerla con 599 diamanti o con 32.000 punti battaglia. Non farti sfuggire lo sconto del 30% nella settimana di lancio. Vuoi scoprire altre strategie per giocare Carmilla? Non perderti l'Hero Academy e il Road to Mythic disponibile al suo rilascio. Ci vediamo nella Landa dell'Alba.